50 itinerari culturali sviluppati in spazi aperti, la proposta della città metropolitana di Napoli al Salone Mondiale dei Siti UNESCO. Diego Di Onor. Spazi aperti, verde e monumenti, oltre all'ausilio della tecnologia digitale per visitare il patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico della provincia di Napoli ai tempi del Covid. Al Salone Mondiale dei Siti UNESCO, la città metropolitana ha portato all'attenzione degli addetti ai lavori del comparto turistico un pacchetto di offerte in linea con quanto contenuto nel manifesto La Cultura come Cura, documento dichiarato best practice dall'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO. Sono stati stanziati ben 440 milioni di euro in tre anni e che valorizzano non solo il patrimonio culturale della città di Napoli, ma anche il verde. Oltre agli itinerari tra siti e paesaggi c'è anche un progetto di realtà aumentata con un'applicazione per rivivere i luoghi della canzone classica napoletana. Per esempio, io sto camminando fra via dei Tribunali e via San Biagio dei Librai. Arrivo all'angolo e c'è il giovane Enrico Caruso che viene di fronte a me e quando arriva a portata di screen inizia a cantarmi O Sole Mio. Perché? Perché in quell'angolo, 150 anni fa, c'era il Caffè dei Mannesi, dove Enrico Caruso ha debuttato per la prima volta in pubblico.